Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella pagina di Staffa Workout Diary. È da un sacco che non dico questa intro, mi stava anche mancando. Però questa settimana diciamo che non ho fatto molte registrazioni parlate, magari come facevo di solito con Lorena in macchina o altre cose, quindi ho deciso di fare tutta un'unica registrazione. Siamo a sabato e volevo portarvi un po' i risultati di queste settimane di allenamento. Siamo al settimo weekly, se non sbaglio, questo dovrebbe essere il settimo o l'ottavo, adesso ho perso un po' cognizione di causa. L'unica cosa che so per certo è che siamo arrivati al 41esimo video del canale, il che mi fa davvero felice. Sono davvero contento di questo piccolo traguardo. Mancano 9 video e arriviamo a 50 video e non pensavo davvero di riuscire a reggere così tanto, anche perché sono molto maniacale nelle cose e il fatto di avere tante variazioni che non posso controllare, tante piccole cose che mi sfuggono ogni tanto, mi infastidisce alquanto. Però piano piano sto limando tutto, sto sistemando ogni cosa per permettere di creare dei video migliori. Mi spiace un sacco, e questo ci tengo a dirlo, non essere riuscito ancora a fare i video con altre ricette, i video di altre tematiche che in teoria erano programmati per 2 settimane fa. Cioè io 2 settimane fa dovevo già registrare dei video sia per quanto riguarda le ricette sia per quanto riguarda allenamenti. Però le cose che io non posso controllare, quindi il cambio turni repentino, il causa comunque malattie eccetera eccetera, mi ha un po' destabilizzato totalmente. E qua volevo davvero ringraziare tutti quanti voi, perché sia tramite le challenge su Instagram, le challenge mensili che adesso stiamo facendo gli squat, sia tramite i messaggi che mi mandate, sia tramite i like, sia tramite le condivisioni, mi state dimostrando davvero tantissimo affetto e non me lo aspettavo davvero. Anche perché questa cosa mi fa rivenire in mente un po' anche quando facevo le lezioni di TRX, in cui io cercavo di fare le lezioni più pesanti possibili. Più pesanti possibili in quel momento, in base alle persone che avevo, cercavo sempre di metterli sotto torchio e questa cosa veniva apprezzata. E era un po' strano, ho sempre voluto bene a tutti i ragazzi che hanno fatto i corsi con me, anche se ammetto che un poco di masochismo penso che ce l'avessero. Ci tenevo comunque a fare questa piccola intro per darvi un po' di parlato che non fosse solamente di voice over. Godetevi questo allenamento, nel mentre che scorreranno i video vi parlerò un pochettino di quello che devo fare, di cosa sto modificando e di quali sono gli obiettivi che mi sto ponendo. Ed eccoci qua, dopo questa intro finalmente siamo ritornati alle immagini di allenamento. Come potete vedere non ho variato molto gli allenamenti, come potrete notare da tutto questo video. L'allenamento è rimasto abbastanza simile. Sì, ho migliorato un po' di carichi, ho ripreso a riutilizzare le tecniche, ma più che altro perché sentivo il bisogno di avere delle sensazioni muscolari che non sentivo da un po'. Il fatto di essere tra virgolette bloccato in sala pesi qui a Pula mi ha permesso comunque di sfruttare i macchinari, cosa che solitamente quando sono da semini non posso fare. Ovviamente, come molti di voi sapranno, solitamente mi alleno in una palestra in cui si pratica OCR, per chi non lo sapesse, per chi non avesse visto il video in cui ve ne parlavo, è una disciplina che si basa molto sulla corsa ad ostacoli, possiamo definirla così, con degli ostacoli molto militari, diciamo. È molto intensa, è molto interessante, anzi se siete qui in Sardegna, soprattutto della zona di Cagliari, e volete provare OCR, la palestra che vi consiglio, lo sapete sempre, è quella dei Smolentis, perché sono persone affidabili, sono persone molto preparate tecnicamente, hanno un parco per l'allenamento che è letteralmente invidiabile e soprattutto sono delle brave persone, quindi meritano tanto e secondo me
dovreste provarli se siete in zona comunque. Sempre rimanendo del discorso, non è una marchettata perché non mi paga nessuno per fare queste cose, però appunto per quello ci tengo a fargli una buona pubblicità se possibile. E dicevo, adesso sono qui a Pula alla Bodybuilding House e sto sfruttando appieno ogni allenamento che posso fare. Avrò anche settimana prossima sono di nuovo tra virgolette bloccato qui per motivazioni di lavoro, quindi si partirà nuovamente con un allenamento in sala pesi. Cosa cambia in questo periodo? Allora, noi non sappiamo ancora quando sarà la data precisa della gara e questo tende un po' a disturbare, perché avendo una data precisa uno si fa i calcoli alla settimana esatta per sviluppare sia la parte di allenamento che la parte di alimentazione. Questo perché comunque la settimana, vi faccio un esempio, la settimana prima dell'allenamento solitamente non ci si allena, si tiene tutto a riposo e a livello alimentare si fa l'ultimo scarico bello intenso per poi arrivare in condizione di gara tirati con i liquidi all'interno dei muscoli e basta, e con la forma migliore che possiamo avere, che non è quella che state vedendo adesso. Anche se sono davvero contento di aver ripreso un po' di spessori muscolari. Quindi, non avendo una data precisa, noi ci stiamo basando esclusivamente su il fatto che solitamente è a fine maggio, inizio giugno. Però, come vi ho detto prima, anche la variazione di una settimana tende a devastare un po' tutto quanto, cioè se devi programmare le cose devi programmarle bene. Come vi ho detto prima, sono molto metodico, in più questa cosa va fatta in maniera molto metodica. Però mediamente ci siamo organizzati con Lorena ragionando sul fatto che sino a fine febbraio, inizio marzo potevamo tranquillamente fare un lavoro sia in sala pesi che riguardo il discorso alimentare più legato alla massa. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, legato alla massa si intende che cerchiamo con l'allenamento e con l'alimentazione di mettere su fibre muscolari principalmente. Cerchiamo di creare muscolo, di dargli spessore. Questo perché? Perché quando andremo a fare definizione, quindi quando andremo a scendere con le calorie e i macronutrienti e quando andremo a fare degli allenamenti più leggeri ma più lunghi, si tende un minimo a perdere, passatemi il termine perché non è che lo prendi e lo perdi così, però si tende un minimo a perdere massa muscolare. Quindi bisognerà fare un bel lavoro per fare in modo di cercare di tenere al meglio le masse e farle asciugare. Per farle asciugare, ovviamente, vi avevo fatto anche un piccolo esempio, non si fa con il phon, non si fa con le cagate che magari vedete nelle trasmissioni, nelle pubblicità con integratori che in realtà non fanno nulla di quello che promettono, ma si fa molto semplicemente con un cut calorico e con un allenamento specifico. E qua ci tengo anche a dirvi il perché si fa un allenamento specifico. Si fa un allenamento specifico perché durante un cut calorico non ce li hai le energie di sollevare molti carichi. Quindi devi modificare l'allenamento in maniera tale che anche con dei carichi bassi riesci a fare un buon allenamento. Riesci comunque a tenere il muscolo bello attivo, a dargli degli stimoli interessanti. Ora, voi vedete che in questi video che vi sto facendo vedere in questo periodo io sono visibilmente appannato. Ciò nonostante sono davvero stupito anche io di me stesso, soprattutto riguardo al fatto che nonostante la mia alimentazione di massa sia pesante, perché davvero non è difficile mangiare molto, ok? È difficile mangiare molto e pulito. Quello è difficile, soprattutto perché sta arrivando un periodo in cui sia io che Lorena iniziamo a sentire il bisogno di fare dell'integrazione. Integrazione magari che può essere
sia di sali minerali e di vitamine, sia lato alimentare proteico, eccetera, anche perché non è semplice. Ve l'ho detto, molti, questo ne ho parlato anche con alcuni amici, con alcune persone che mi hanno fatto queste domande. Ve lo spiego molto semplicemente, anche se poi lo ripeterò in altri video, soprattutto quando si parlerà di alimentazione, quando parlerò di ricette. Il fatto di dire, guarda, io solitamente mangio riso, pollo e olio e insalata per la mia alimentazione, non vuol dire che non sto mangiando. E ve lo faccio questo piccolo esempio. Mettete questo periodo di massa, ok? Adesso vi do un po' indicativamente quello che sto mangiando mediamente a pranzo, ok? A pranzo mettete il conto che mi faccio 100 grammi di riso crudo, 200 grammi di pollo e 250 grammi di insalata, più il cucchiaio d'olio classico. Adesso voi tenete conto che la carne tende un po' a perdere peso durante la cottura, quindi quei 200 grammi diventano 170 circa. Sto mettendo un po' cifre a caso, in realtà magari è 180, magari 160, sto facendo una piccola media. Il riso invece tende a ingrossare, tende ad assorbire l'acqua di cottura e a diventare 3 volte più pesante, quindi i miei 100 grammi di riso crudi diventano 300 grammi di riso cotti. Voi andate a sommare 300 grammi di riso cotti più i 170 grammi di pollo più i 250 grammi di insalata più l'olio, cioè in pratica io a pranzo sto mangiando più di mezzo chilo di roba. E non è semplice. Ora, questo giusto per farvi anche capire, ma com'è che quando sgarri ci mangi tanto? Perché quando mangio normalmente non mangio poco. Sono abituato a mangiare molto. Sono abituato a mangiare molto alimenti che mi danno poca energia, passiamo il termine, poche chilocalorie, alimenti che mi danno i nutrienti giusti, pesati più o meno al grammo. E per avere questi nutrienti, per avere questi alimenti che mi danno poche calorie, devo mangiarne tante per raggiungere il livello di calorie che mi serve giornalmente. Quindi sì, è monotona l'alimentazione che faccio, e non dico che dovete farla, perché non è un'alimentazione corretta, cioè l'alimentazione corretta non è così. Però l'alimentazione sportiva per bodybuilding, lo capisco che può essere noiosa se fatta in questo modo, ma nulla vi vieta di variare, nulla vi vieta di: non voglio il pollo, posso mangiare il tonno, posso mangiare carne di maiale, posso mangiare altre cose. L'importante è bilanciare un po' il tutto. Tutto questo spiegone per farvi capire cosa sta succedendo in questo periodo. In questo periodo io smetterò di mangiare così. Adesso, detto sinceramente, oggi c'è anche un compleanno e non me lo voglio lasciar perdere, me lo voglio godere tranquillamente, quindi mi mangerò una bella pizza, ci sarà qualche dolcetto da mangiare, sti cacchi. Da lunedì si rifarà l'alimentazione che ho fatto quando ho fatto il video dimagrimento. Per chi non l'avesse ancora visto, ve lo lascio qui sopra. Quindi io riprenderò l'alimentazione che ho fatto in quel periodo con delle piccole modifiche, perché ovviamente sono variati certi fattori, ma quella sarà solo la base. Voi tenete conto che con quell'alimentazione, in un periodo abbastanza particolare in cui non mi stavo allenando al meglio, quindi i muscoli avevano ancora bisogno di riprendersi bene, eccetera eccetera, e anche in un periodo invernale in cui c'era molto freddo e quindi rende più difficile il dimagrimento, comunque in quel periodo con quell'alimentazione ho perso quasi 7 kg più o meno. Ero andato a un buon livello di definizione, non da gara, ma un buon livello di definizione.
Adesso cosa succederà? Che io farò quell'alimentazione con delle opportune modifiche, opportune correzioni per sistemare meglio in base a quello che sto facendo attualmente, ma sarà solo l'inizio. Sarà solo l'inizio perché una volta iniziata con quell'alimentazione, una volta arrivato a una certa soglia di peso, lì comincerà tutta una fase in cui dovrò abituarmi a fare tanta attività di posing. È una cosa che io ogni tanto sto facendo a gioco, quindi mi metto lì dopo l'allenamento, mi metto a posare, a fare le cose, ma la sto facendo molto raffazzonata. Tra l'altro da poco mi sono anche preso un libro di Frank Zane, che se non lo sapete è stato un bodybuilder con contro palle, un bodybuilder con un fisico estetico allucinante. Ha fatto un libro che parla proprio del posing, su alcuni espedienti, alcuni esercizi su come migliorare, e quello sarà un po' la mia Bibbia in quel periodo, perché sarà più di un mese in cui si andrà a fare molto posing, che sarà parte dell'allenamento. Ovviamente avrò alle spalle anche Lorena, che ha molta esperienza, soprattutto rispetto a me, ma ha comunque molta esperienza nelle gare, nel posare, nel sapermi indirizzare per le migliorie che dobbiamo ottenere. Ci sono un po' di cose che dobbiamo valutare, perché abbiamo varie idee per fare la gara che ci sarà. Siamo indecisi anche se partecipare a un'altra gara che si terrà fuori Sardegna, però quello non vi voglio anticipare nulla perché non abbiamo ancora deciso, perché ci sono troppe incognite ancora, ci sono troppe incognite relative più che altro al discorso degli spostamenti dalla Sardegna all'Italia, che purtroppo per quanto si voglia è sempre problematico e traumatico riuscire a spostarsi fuori dall'isola senza causare problemi. Noi purtroppo problemi ne abbiamo già troppi anche al lavoro, quindi vi aggiorneremo in ogni caso. Quindi cosa succederà dalla prossima settimana? Dalla prossima settimana molto probabilmente farò delle riprese non solo in sala pesi, ma farò delle riprese anche lato più alimentare, anche per mostrarvi un po' la variazione. Cercherò di fare delle riprese più di raffronto, come avevo fatto per il video dell'alimentazione e della dieta. Quindi cercherò di riprendermi a inizio e durante l'alimentazione per farvi vedere quanto e come può cambiare un corpo se lo si vuole far cambiare, perché il discorso è quello: se una cosa la volete fare, la potete fare molto tranquillamente. E niente, io adesso sto terminando un pochettino, sto cercando di riempire un po' gli ultimi minuti di questo video, di questo voice over. Adesso vi lascerò molto probabilmente ai saluti finali, anzi senza probabilmente, vi lascio ai saluti finali che ho registrato poco fa, e buon divertimento. Ragazzi, grazie per aver visto tutto il video. Io sono davvero contento che abbiate visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, quindi come sempre, anche questa frase mi manca da dirla: mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, partecipate alle challenge, fate tutto,
Perché grazie ai vostri like, grazie alle vostre pubblicazioni, grazie ai vostri commenti, io riesco ad avere anche la forza di mantenere un impegno ancora più costante, di riuscire a fare cose ancora più impegnative, perché ovviamente lavoro e allenamento sono già abbastanza impegnativi e questo per me è una gioia farlo, ma mi serve il vostro sostegno ulteriormente, quindi mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su Instagram, iscrivetevi su TikTok, iscrivetevi dove volete, basta che cerchiate Staffa Workout Tiger e voi iscrivetevi. Il weekly per questa settimana è finito, spero che vi sia divertito, spero che vi abbia piaciuto, e ci sentiamo alla settimana prossima con altre novità succulente.